Stasera tocchiamo un tema che mi sta particolarmente a cuore. Parliamo di Messina mettendola al centro di un ruolo che dovrebbe avere naturalmente, ma ancora oggi non è riuscita a conquistare. Perché vedete, queste elezioni comunali, in parallelo ai tanti temi di governo della città, penso ad esempio al welfare, al turismo, al commercio, ai servizi essenziali, al territorio e alla sua sicurezza, ma necessita di avviare un altro ragionamento, un ragionamento che va al di là, un ragionamento che deve diventare sovracomunale, cioè quello di disegnare una volta per tutte il ruolo strategico di Messina come città dello stretto, ma non intesa come porta della Sicilia, ma come città dello stretto, perché sì, porta della Sicilia sarebbe un limite, perché sarebbe come dare a Messina, alla nostra città, la funzione di transito da chi va e viene, no? In entrata e in uscita, da e per l'Italia, scordandoci che Messina è Italia. Noi dobbiamo programmare lo sviluppo della nostra città, dobbiamo disegnare una Messina cuore, fulcro del Mediterraneo, sì, del Mediterraneo, quella culla dalla quale la civiltà ha mosso i primi passi. Questo nuovo concetto, questa visione va estesa all'area prospiciente della Calabria. La Calabria si bagna è bagnata dallo stesso mare. Guarda tendenzialmente come si abbracciasse Messina idealmente, cioè dobbiamo renderle un unicum territoriale. È anche vero che questo ragionamento è stato già avviato in passato, esiste per esempio la conferenza permanente interregionale per il coordinamento dell'area integrata dello stretto, ne fanno parte il presidente della regione siciliana, il presidente della regione Calabria, i due sindaci delle città metropolitane di Messina e Reggio, e questo organismo ha negli anni avviato un ragionamento che però oggi ha bisogno di un'accelerazione, e oggi è possibile questa accelerazione, è possibile perché abbiamo due presidenti, il presidente Nello Musumeci della regione siciliana e il presidente Roberto Chiudo della regione Calabria, che partono hanno la stessa visione, partono dallo stesso punto per arrivare a raggiungere lo stesso obiettivo. Per cui oggi questo è possibile. Io vi lancio un'idea. L'idea è quella, lo penso da tempo, che è necessaria una cabina di regia del mare, all'interno della quale deve esistere un'agenzia della mobilità, cioè quell'agenzia che possa governare, monitorare la viabilità sia mare che terra. Cioè è impensabile non riuscire a dare dei collegamenti in maniera sistemata, ma innanzitutto per i nostri concittadini, ma per tutti i siciliani, calabresi, pendolari, per i turisti che hanno bisogno di essere coccolati, supportati e facilitati nei loro trasferimenti. Il mio grazie più sentito va in primis ai messinesi, perché i messinesi in questa campagna elettorale hanno trasmesso un messaggio forte e chiaro a chi si candida a governare questa città. Il messaggio che ribadisce la necessità di riacquisire l'orgoglio dell'identità messinese che abbiamo perduto, che deve essere la forza propulsiva e trainante per la città e per chi la rappresenta, quella forza che ti spinge ad affrontare le sfide più complicate e a vincerle. E per questo dico grazie e faccio i complimenti a Maurizio Croce, perché questo messaggio l'ha recepito perfettamente e lo dimostra il modo in cui ha affrontato questa campagna elettorale. Con una grande classe, con una grande concretezza, con lo stile e l'umiltà di chi conosce la materia, di chi conosce i problemi,
di chi ha contezza degli strumenti da utilizzare per risolvere i problemi della città, di chi sa come intercettare le risorse e trasformarle in progetti esecutivi. L'umiltà è anche il coraggio di fare tante cose, l'umiltà di chi non perde tempo in effetti speciali da campagna elettorale, in chiacchiere, in pagliacciate, strumentalizzando anche il malessere delle persone, il disagio delle persone per alimentare l'odio e la rabbia sociale a fini elettorali. E quindi sei stato bravo, Maurizio, lo dico col cuore.